Ciao, il video di oggi gira intorno a questo soggetto. Purtroppo nella foto non si vede benissimo l'albero, che invece nel mio acquarello è il protagonista. La tecnologia ha tagliato fuori il tronco, non so come. Ecco, qui vedete il mio dipinto finito. Ovviamente è trasformato rispetto alla foto originale. Quali colori ho usato? Il turchese di cobalto, non poteva mancare. Zaffiro, lì vicino vedete il verde cobalto che non mi piace. Questo è il blu di Delft, blu di Koelin, non so il numero. E un elemento a sorpresa, un colore che non realmente mi piace, che è il Potter's Pink. Non mi piace perché è un po' granuloso, però lo metto come elemento per me di sorpresa per vedere cosa succederà sul foglio. E poi nel dipinto me lo sono però dimenticato di usarlo, proprio forse perché non mi piace. Ok, prima di fare l'acquarello facciamo uno studio, no? Uno studio vuol dire che facciamo lo schizzo. Questo schizzo addirittura lo coloriamo anche. E così abbiamo tutta la preparazione mentale del dipinto, dell'acquarello. Perché poi quando facciamo l'acquarello non abbiamo veramente tempo. Quindi, una volta fatta la pianificazione, che ho fatto su un foglio separato, l'ho riportato sul foglio d'acquarello che vedete qui. L'ho riportato con un acquarello molto molto diluito e solo con diciamo gli elementi fondamentali. Non ho fatto tutto. E ho diversificato dalla foto. Qui, ad esempio, ho inserito una salita, una strada. Ho ridimensionato tantissimo la roccia, che secondo me era troppo grande. Mi sono concentrata sul fuoco del mio dipinto, che è in alto a destra. Ho inserito alcune rocce piccole e poi tutta la parte sinistra c'è il silenzio, vuol dire. A destra ho il mio fuoco e parlo molto, a sinistra c'è calma, non c'è niente. E così vediamo come ho iniziato il dipinto. Ho iniziato innanzitutto con qualche goccia per sdrammatizzare, ok? Che è quello che ti toglie un po' la paura dell'inizio. Poi ho iniziato con la zona dove ho deciso il punto focale, che è appunto la chioma dell'albero, e mi muovo tra un vuoto funzionale ramiforme al prossimo, che qui lo vedi benissimo, al prossimo facendo le fusioni. Se mi muovo da un vuoto all'altro vuoto facendo le fusioni, devo ovviamente avere cura della goccia. Questa malefica goccia che ci segue ovunque e che se torna lascia delle tracce che non vogliamo. E dunque ogni laterale della mia fusione deve essere umido. Nel senso, vedi dove tocca il pennello? Su ogni lato deve essere umido. Quindi se non è umido non posso né prendere la goccia e ne fare la fusione. E quindi qui sviluppo tutti i rami in negativo e puoi fare sia i rami che hai già disegnato prima oppure al momento te ne inventi altri, non c'è problema. L'importante è che guardi la goccia. E proprio per questo giro sempre il foglio. Giro il foglio perché solo così posso prendere la goccia, se no non riesco. Nel senso che è la punta del pennello che prende la goccia e non la pancia. Ecco la fusione. E a questo punto ognuno direbbe: ma cosa stai facendo? Che cos'è? Non si capisce, no? Nel senso che non dipingo dentro il mio soggetto, ma sto dipingendo fuori dal mio soggetto. Perché in questo momento cosa è importante? Punto di domanda.
È il dipinto o è la fusione? Questa è sempre la domanda. E visto che sono nella fusione guidata, il dipinto è secondario, nel senso il soggetto è secondario, non il dipinto, scusa. Il soggetto è secondario. Primario è la fusione, cosa che dimentichiamo mentre lo facciamo. E diamo più prevalenza al soggetto. E se lo facciamo, diamo prevalenza al soggetto, cadiamo nel famoso positivo. E questo è come scontato. Cadi nel positivo vuol dire che dipingi il pieno e non dipingi il vuoto. Io qui sto dipingendo il vuoto. Quindi sono tutti rami in negativo. Aggiungo un po' di giallo di Napoli, che non era pianificato dai colori, però l'ho messo così di pancia, anche per creare dei verdi della chioma, perché non ho usato il verde, ma ho usato i blu e il giallo di Napoli, oppure Jean Brillant, che è il suo cugino, diciamo. Ecco, mi allargo sempre di più sulla chioma. Aggiungo il giallo perché su abbiamo i punti luce e sotto nella chioma abbiamo i punti d'ombra. Il colore è sempre bello denso, quindi non è acqua che porto in giro, è colore, bene da distinguere perché spesso vedo che qualcuno mi porta in giro l'acqua sporca e non il colore. Quindi se voglio fare la fusione, per forza devo usare il colore con l'acqua, ok, giusto, ma non solo acqua un po' colorata, è proprio acqua con pigmento. Quanto è difficile da capire? Qui avevo troppa acqua, l'ho asciugata. E quindi ho in mente, vedo tutto il mio dipinto, guardo tutte le gocce che ho al momento. Man mano che scendo verso il basso, sdrammatizzo un po' il pigmento, vuol dire che lo diluisco, creo il secondo albero, sempre attraverso il non albero, ok? Il contrario, quindi sono fuori dall'albero. Sono sempre fuori dal mio soggetto. Questo mi fa sorridere perché crea un po' di confusione mentale. Ecco qui ancora un altro ramo e poi il tutto deve avere ovviamente la forma del soggetto che ho in mente oppure quello che voglio fare. In questo caso è il pino marittimo che stiamo facendo. Poi il bello di questo metodo del dipingere con l'acqua è che non fai mai tutto uguale, giusto? Perché prima dipingo in negativo con la fusione, tra poco dipingerò in positivo, quindi ci sarà sempre un'alternanza. Non c'è mai solo uno o solo l'altro. C'è il negativo e c'è il positivo, c'è il vuoto e c'è il pieno. Se tutto è pieno, non si distingue nulla, se tutto è vuoto, idem. Quindi si devono alternare il vuoto e il pieno. Il silenzio e il rumore. Ho tempo perché tutta la rotondità che vedi adesso con il giallo di Napoli. Ho tempo perché tutto è umido, su tutta quella periferia lì c'è la goccia, vuol dire che ho sufficiente acqua per poi poterlo fondere con il suo sfondo. Difficile, difficile. Poi eravamo fuori, quindi c'è vento, c'è sole, c'era di tutto. Vedi quanta goccia ho? La devo addirittura assorbire. Ecco, qui ho dato già la forma dal mio soggetto, creo
creando appunto quel punto di fuoco che volevo ottenere, nel senso che non riempio tutto il foglio di accenti dove poi l'occhio va a guardare, ok? Ma faccio guardare l'occhio in un certo punto e quello che ho voluto in questo dipinto è in alto a destra. Quindi non avrò l'accento a sinistra, a destra, in alto, in basso, in centro e dappertutto, come facciamo spesso. Ce l'ho in un punto, quindi lo spettatore non è distratto da mille cose, ma è concentrato su un punto. Ecco che ho iniziato a fare i positivi, quindi negativo nei rami in alto, positivo nel tronco in basso, così ancoriamo anche meglio il tronco con il terreno e la parte in alto va un po' a collegarsi con il cielo, perché poi fanno parte tutte e due. Colore bello denso, e questo è il blu di Delft. Non so se ho mai fatto un tronco in marrone. Forse sì, 10 anni fa. Oggi non mi verrebbe più in mente. Non dico che non è bello, però a me non mi ispirano le cose come sono. Quindi un tronco marrone, anche se noi lo vediamo marrone, difficilmente lo farò marrone, lo farò piuttosto pieno e vuoto, come vedi adesso, e con le fusioni. In questo caso blu di Delft e zaffiro. E ho ancora tempo perché ho tanto pigmento e la giusta quantità d'acqua. E così ho già caratterizzato il mio soggetto. Adesso vado alla fusione esterna dell'albero. Quindi do la luce con il bianco della carta. Nel senso che gli lascio proprio il contorno bianco, in alcuni punti vado a toccare il pino marittimo, quindi l'albero, però questo turchese che vedete adesso mi sta formando in negativo la roccia che vedete lì che sto facendo adesso e mi formerà tutta la parte del mare. Quindi Pino marittimo e mare sono uno alla fine, diventano uno perché li collego. E sempre lì dove ho il maggior fuoco, metto maggiore pigmento, ancora con la fusione. E lì ho proprio il massimo del colore perché voglio che l'occhio dello spettatore vada lì. In un mio dipinto, la fusione guidata, che è questa, direi che è importante per un circa 80%. Faccio tutto lì. Quindi la fusione guidata è quello che dà carattere al mio dipinto da subito. Poi dopo ci sono le finiture e con le finiture caratterizzo un po' di più gli elementi. Ecco che spruzzo nel mare con lo spruzzino, perché il pennello non avrebbe la velocità dell'acqua e così si forma l'acqua con l'acqua. E dicevo che dunque in un mio dipinto la fusione guidata, che è questa, è la cosa più importante. Le finiture sì, anche loro caratterizzo il mio soggetto, però rispetto alla fusione guidata sono quasi secondarie. In questo video vediamo solo la fusione guidata, poi per diversi motivi non ho fatto nessun filmato sulle finiture, però quelle le avete già visto anche sui video dei basilari e potete rivederle. E così vedi che l'albero inizia a comunicare con il mare, perché sono insieme. Tanta acqua, movimento il foglio perché così dirigo la goccia. Il mio foglio non è mai attaccato al tavolo o tavoletta o qualcosa. E
e lo spruzzino mi amalgama il colore, che per me è come un pennello, vi ho detto, no? Lo sapete? Ecco, questo lavoro era il più interessante, importante, scusate, qui faccio l'orizzonte. Per enfatizzare la grandezza dell'albero, ho messo la chioma dell'albero sopra l'orizzonte, così l'albero diventa veramente importante. E poi sfumo con lo spruzzino nelle due direzioni, vuol dire che ho la goccia che va a destra e la goccia che va a sinistra. E devo per forza tenere il foglio nelle direzioni, perché se no c'è il riflusso della goccia che non vogliamo, giusto? Eccoci. Io intanto vi saluto già, tra poco vedremo un'immagine del dipinto finito, che è questo, con le sue finiture, le rotondità. A presto!